Reparti chiusi, punto nascita chiuso. Per questo il Comitato Salute del Casentino ha presentato un esposto alla Procura di Arezzo. Secondo il Comitato, l'ospedale di Bibbiena possiede tutte le caratteristiche per ottenere il riconoscimento di presidio ospedaliero di area disagiata e pertanto deve essere mantenuto in piena efficienza, in deroga al Patto per la Salute che prevede la chiusura delle strutture con meno di 120 posti letto. In seguito agli ultimi incontri avuti con l'ASL, ma soprattutto all'ultima segnalazione in merito alla situazione attuale dell'ospedale di Bibbiena, siamo venuti a conoscenza che stanno depotenziando e per chiudere un ennesimo reparto, ovvero la rianimazione. Da qui l'urgenza di avviare subito delle prime azioni legali, ed è per questo che ieri abbiamo depositato il primo esposto alla Procura di Arezzo, dove segnaliamo appunto la non corrispondenza e la violazione dei patti territoriali firmati nel 2016, 29 febbraio, che sancivano la chiusura del punto nascita in cambio del mantenimento dell'intera offerta ospedaliera. Da lì, che non è passato neppure un anno, hanno chiuso anche ulteriormente l'urgenza chirurgica a fine 2016, per poi accorparci i distretti, accorparci la chirurgia programmata, e ovviamente chiudendo l'urgenza chirurgica ci hanno declassato il pronto soccorso, che è diventato un centro di primo intervento. Questo, in poche parole, a violare non solo il patto territoriale ma anche una normativa nazionale che sancisce che per le zone montane disagiate ci debba essere un pronto soccorso almeno entro 60 minuti, e noi come ben sappiamo viviamo in una vallata montana e disagiata dove ci sono paesi come Monte Mignaio che distano molto un'ora e mezzo di distanza dal PS più vicino, che sarebbe appunto il San Donato. Da qui abbiamo denunciato, abbiamo richiesto quindi un'indagine su questi fatti che sono in conflitto tra loro. Inoltre abbiamo anche segnalato il conflitto di interessi che c'è nella figura del direttore generale ASL Enrico Desideri, in quanto è anche presidente Federsanità ANCI, che è un'istituzione nata per mediare a favore dei comuni nei confronti dell'ASL. Quindi abbiamo un controllato che è un controllore.